Adesso facciamo un unboxing. Non sono tanti film, sono solo i film di Midnight Factory. Allora, intanto Lucifero è una brutta persona, sì. Soprattutto perché gli piace Jack in a Box. È orribile quel film, solo a lui può piacere. Comunque io gli voglio bene Dante, perché si può parlare con lui di film, anche se non sempre abbiamo gli stessi gusti. Questo è il pacchettino per non aprire questo blog. Due filmini. Allora, avete visto che Midnight è uscita solo con un film al mese praticamente in questo periodo, perché vabbè, è la COVID situation, però è uscito un altro film horror, non per Midnight Factory, ma di Koch Media. Io gli ho detto, ma no, stai fermo lì, mandami anche quello, va. E allora me lo sono fatto mandare. Ovviamente ho capito che è un film un po' trashone. Ma io faccio questo, io parlo di horror, non è che parlo di film per fighetti. E allora mi è arrivato, bellissimo, questo Play or Die, bellissimo nel senso non l'ho visto, ma mi piace veramente tantissimo la combinazione di colori, rosso-blu così. Mi sembra che Baba Yaga è più o meno simile, Baba Yaga, di cui oggi ho pubblicato la mia recensione sul sito, andatela a leggere se sapete leggere. Recensione ovviamente di Play or Die. Ci sono due regole: qualunque cosa accada, niente è reale, è soltanto un gioco, come direbbe Silvio. Seconda regola: uno di voi sta per morire. Play or Die, gioco o muori. A Wanaga. Poi il secondo film, questo è della Midnight, il secondo film, Koch Media, ma horror, che però non è stato messo dentro a Midnight Factory, vogliamo chiedergli. Devo ancora vederlo, Play or Die, grande Thomas. Perché voi avete l'abbonamento al Prime, esatto. Io non li guardo i film che ci. Anch'io ho l'abbonamento, ho preso un'offerta, abbonamento di Midnight Factory. Un'offerta pazzesca, ho detto no, vabbè, non ci penso 3 secondi, cioè a 1,99 al mese per 3 mesi l'ho fatto subito. Anche perché non ho tutti i film che ci sono lì, quindi ho detto qualcosa me lo vado a recuperare di cose vecchie che non ho della Midnight. Tra l'altro aggiungo che il buon Alessandro Bonetti, che ho intervistato qualche tempo fa in live, mi ha proprio detto oggi che probabilmente riesce a mandarmi la Halloween Collection, però non in Blu-ray, non importa, in DVD. E se così fosse, se riusciamo, se me la mandano, faccio la maratona e poi la live conseguente dove parliamo di tutti gli Halloween. Questo è Redcon 1. Insomma, la premessa non è ottima, però a me piace anche vedere i film che sono un po' così bruttarelli, gnè, 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 però magari nascondono cose interessanti. E quindi è una roba, mi viene da ridere perché è sempre una roba di zombie, militari, insomma, sembra una roba all'Army of the Dead. Dai produttori di Desperado e C'era una volta in Messico. Ah, scusatemi, scusatemi, c'è una curiosità curiosissima. Si chiama Redcon 1 e guardate il sottotitolo è Army of the Dead. Incredibile, non vi giuro non l'avevo notato. Pensavo che il titolo fosse solo Redcon 1, Redcon 1. E niente, quindi abbiamo qua l'omonimo del film di Zack Snyder. Grande Alessandro, conosciuto di persona, veramente squisito. Sei cannibale, sei squisito. I morti risorgono, la guerra si è evoluta. Dopo un'epidemia mortale, una squadra d'elite di soldati delle forze speciali deve infiltrarsi in una zona di quarantena per salvare uno scienziato che detiene l'unica cura per salvare l'umanità. L'originalità anche qua la fa da padrone. Non li spacchetto. Tanto che cazzo vi devo spacchettare. Poi se li devo spacchetto mi esce fuori il T-Virus e mi trasformo pure io. Grande Midnight, spacca sempre un casino. No, Midnight, l'ultimo che ho recensito è Baba Yaga, non credo che ce ne siano altri, quindi il prossimo che farò è questo. Però, a proposito di recensioni, mi sono dato un po' da fare, visto che ero un po' indietro, e ho fatto
Già ho scritto la recensione di Romeo and Juliet, uscito, questa è veramente un'uscita della Madonna per chi colleziona in Blu-ray e DVD con Digit Movies, ma il Blu-ray è da avere. Cioè, io adesso non lo so, ma forse è addirittura la prima volta che esce in Blu-ray in Italia. Non sono così esperto di uscite o comunque non ho molta memoria, quindi io so solo che io avevo la VHS. E perché uscivano in edicola, usciva la collana Troma Video e ne avevo comprate diverse. Non so dove cazzo sono finite, si parla di tantissimi anni fa. Alcuni di voi non erano neanche nati, però sono un po' dispiaciuto e pentito di aver un po' abbandonato la passione per il cinema horror per un diverso tempo e quindi essermi anche poi dimenticato. E per aver perso certe cose. Comunque l'ho rivisto in Blu-ray, una qualità incredibile. Romeo e Giulietta, non me lo ricordavo, mi ricordavo la storia e un paio di scene, non mi ricordavo totalmente delle scene, e quindi è stato bello rivederlo. La roba della Troma è praticamente introvabile su supporto fisso in DVD, eccetto per Terror Firmer e Toxic Avenger. Tra l'altro, Dante Lucifero alla versione di Toxic Avenger meravigliosa, quella della Koch Media che uscì prima di che nascesse Midnight Factory, e quella dovrebbero troppo farla di nuovo perché adesso è a 160 euro, tipo rara. E la Midnight potrebbe tranquillamente far uscire quella roba lì. Non so se hanno perso i diritti, nel senso sono scaduti i diritti. Dante Lucifero, infatti, lo odio, ma chi non lo odia ormai? Grande Dante. Tra l'altro, ieri Dante, Sara e Thomas hanno guardato in Double Watch. Io ho solo seguito i commenti perché avevo già visto Benny Loves You. Guardatelo sul canale della Midnight Factory, che è una bomba. È un grandissimo film, veramente. Allora, vi ho fatto vedere i film che sono questi due. Zabadabadoo. Sono proprio contento, faccio proprio un lavoro bellissimo, cioè un non lavoro perché non mi pagano per farlo, però sono felice comunque, sono riconoscente comunque delle cose che mi capitano positive, come appunto ricevere inviti per andare a vedere film meravigliosi come The Conjuring 3 per ordine del diavolo. Cioè, sono occasioni incredibili nella vita, poter vedere al cinema un film così bello. Domanda, ho provato a comprare Batman ma non sono riuscito a trovarlo. È fuori catalogo? No, lo sto recess... siccome non è ancora uscito. Cioè, l'ho visto in anteprima, tra virgolette, perché in realtà il film è del 2018, però in Italia non è mai arrivato. La Tetro Video lo porterà con i sottotitoli in italiano. E non so se Sara riuscirà a guardarlo. È veramente pesantissimo. È il regista di Found, per chi non lo sapesse. E il film Batman deve ancora uscire. Nella recensione lo scriverò quando. Perché, come avrete notato nelle mie recensioni, che uno potrebbe dire che marchettaro. No, non sono marchettaro. Cioè, nelle mie recensioni dico. Oggi recensisco questo film che ho visto in anteprima, se serve lo dico, se non serve posso anche non dirlo, in questo caso non lo dirò, che esce con Tetro Video a, mi sembra, giugno. Quindi, no, non è fuori catalogo e proprio non è ancora uscito. Hanno fatto anche un'edizione Gold, che è una roba pazzesca, cioè a me mi esalta tantissimo, di un film che si chiama Cannibal, che io non ho visto. Veramente molto estremo, dove hanno fatto l'edizione Gold, 10 copie firmate, chiaramente penso firmate, autografate, e ha tutti i bordini dorati, la scritta Tetro dorata, cioè una roba strepitosa, quindi veramente molto 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 figa come cosa. Comunque la recensione ho iniziato a scrivere, il film è interessantissimo, vi dico, così non vi spoilerò neanche troppo la recensione.